Buongiorno. Buongiorno a tutti. Benvenuti a questo ciclo di webinar dedicato al codice dei contratti pubblici. Aspettiamo ancora qualche minuto prima di iniziare. Bene, il numero dei partecipanti cresce. Ok, adesso si è fermato. Io direi di iniziare, Fabrizio Curcio. Buongiorno. Prego, la parola a te. Buongiorno a tutti. Intanto grazie a Formez, grazie a Patrizia Consolo per anche quest'altra iniziativa che stiamo portando avanti con l'ausilio, appunto, qualificato ausilio del Formez e i propri docenti. Io ringrazio anche i docenti di oggi, lo faccio subito. Saluto l'avvocato Salvatore Capezzuto e lo ringrazio per la disponibilità che ha fornito per il webinar che terrà oggi. Io ricordo che questa serie di webinar nascono da un progetto che appunto è stato impostato con il Formez. Nell'ambito del progetto appunto Ricostruisci Abruzzo a seguito degli eventi sismici del 2009. Come sapete la struttura di missione, oltre a svolgere appunto compiti di impulso, coordinamento e quant'altro, ha come mission il supporto al territorio e noi lo facciamo tramite una serie di attività e di azioni che passano anche attraverso l'aspetto della formazione. In particolare, la formazione che attiene a un argomento così importante e delicato come nell'ambito della ricostruzione ha il codice dei contratti pubblici. Sapete tutti che è un argomento con il quale non solo le amministrazioni centrali, ma soprattutto le amministrazioni front office sul territorio si devono occupare nell'ambito dei processi di ricostruzione. È un argomento, come dire, in evoluzione, perché possiamo dire. E spero che l'avvocato confermerà che anche in ogni ambito normativo recente c'è un articolo, un comma, una modifica proprio per cercare come dire, di equilibrare al meglio anche l'aspetto del codice degli appalti e attrezzarlo al meglio in tutte le procedure di appalti in ambito nazionale, ma in particolare anche in quelle che sono le attività di ricostruzione. La prima edizione di questi webinar noi l'abbiamo tenuta in particolare dedicandoci alle attività del personale della struttura di missione e degli uffici speciali per la ricostruzione, ma poi abbiamo inteso aprire la possibilità, la partecipazione a questi seminari a tutte le persone, i soggetti che hanno in qualche modo una responsabilità nell'ambito dei processi di ricostruzione. Quindi saluto e ringrazio per la partecipazione i colleghi che provengono dai comuni, dal Dipartimento per la Programmazione Economica, un dipartimento fondamentale nei processi di ricostruzione dell'Aquila del 2009, i colleghi del MIUR, del MIBAC, del MIT, della Regione Abruzzo, della provincia dell'Aquila. Anche i colleghi che lavorano all'ATER e anche i colleghi che rappresentano il mondo scientifico universitario. Come vedete, abbiamo aperto nella logica proprio del supporto al territorio. La ricostruzione non è di un ente, non è di un'amministrazione, è dei cittadini di quel territorio e di tutti i compiti istituzionali che sul territorio vengono portati avanti. Quindi noi ci siamo posti a disposizione delle necessità che ci sono state rappresentate. Ovviamente ci inseriamo in un momento particolarmente complicato, come si vede anche dalla mia vestizione odierna, che è dovuta dal fatto che
sono in presenza con qualche collega anche qui nella stessa stanza, quindi manteniamo le massime precauzioni. Ovviamente abbiamo dovuto riformulare, come tutto il paese, quelle che erano delle attività che facevamo in presenza, le abbiamo dovute rimodulare utilizzando la tecnologia, che comunque ci pone anche una prospettiva, una possibilità anche maggiore. Probabilmente avremmo avuto anche difficoltà ad inserire un numero così elevato di persone in modalità di presenza. Quindi prendiamone anche, come dire, il lato positivo, come in positivo c'è il fatto che queste lezioni potranno, non solo sono interattive, ma potranno essere riviste, rivisitate. Insomma, cerchiamo di portare al meglio quelle che sono le possibilità che la tecnologia ci offre, e ovviamente qualche limite. Cioè, dobbiamo essere un po' più disciplinati, perché ovviamente quando leggo 57, 58, 60 persone insieme che seguono, questo necessita una disciplina, ma questo oramai siamo tutti avvezzi. Ecco, io volevo veramente ringraziare tutti voi per la presenza, ringraziare ancora una volta il Formez per aver organizzato, e sono sicuro che metterà a frutto anche le osservazioni che sono emerse dal primo seminario, dal primo ciclo di seminari. Oggi iniziamo con una parte importante, che è la programmazione e la progettazione dei lavori, delle servizi e forniture in materia di appalti pubblici, ma è uno dei 12 temi che saranno affrontati in queste giornate. Vi auguro ovviamente buon lavoro, e ovviamente saremo grati anche di avere dei feedback rispetto a quello che emergerà da questi incontri, per poterci migliorare anche in futuro. Grazie davvero, buon lavoro. Grazie Fabrizio, hai perfettamente anticipato e diciamo, presentato l'iniziativa di oggi. Quello che diciamo, aggiungo è che l'iniziativa è rivolta quindi a tutti voi in qualità di soggetti interessati alle fasi di programmazione e di realizzazione degli interventi. È diretta a implementare quindi la capacità del personale nella complessa gestione delle problematiche economiche e procedimentali legate al settore degli appalti pubblici, e questo lo faremo, iniziamo a farlo attraverso l'aggiornamento professionale e l'approfondimento con il massimo livello di dettaglio possibile della normativa nazionale ed europea e quindi della sua applicazione. Al fine di giungere a chiarire quelle che sono le varie fasi delle procedure attuate dalle stazioni pubbliche appaltanti. Saranno quindi illustrati i principali argomenti del decreto legislativo 50-2016 alla luce delle modifiche del 17, 19 e del 20, con particolare riferimento alle deroghe temporanee al codice degli appalti introdotte dal decreto legge 76, poi convertito in legge 120 del 2020. Come diceva Fabrizio Curcio, al fine di garantire sia pure in un'aula virtuale l'efficacia e l'interattività tipiche di un evento in presenza, che come appunto è già stato spiegato, impossibile realizzare, avrete quindi, oltre alla possibilità di ascoltare i relatori, anche quella di poter partecipare attivamente alla video lezione. Potete infatti interagire con i docenti, sia scrivendo sulla chat, sia a voce, anche vi invitiamo a farlo attivando il vostro microfono. La modalità sincrona è diciamo, abbinata, come anticipava Fabrizio Curcio, anche a una modalità asincrona, cioè avrete la possibilità di poter riascoltare le video lezioni o di poter recuperare le lezioni in caso di assenza, e quindi anche il materiale didattico e le eventuali risposte dei nostri esperti alle domande che voi porrete nel corso degli incontri, andando sul sito di Innovatori PA. Vi daremo l'indirizzo alla sezione Appalti pubblici di Costruisci Abruzzo, dove quindi saranno inserite tutte le video lezioni, tutto il materiale didattico, e saranno pubblicate anche delle newsletter periodiche di aggiornamento su quelle che sono le principali novità in tema degli appalti. La diciamo, sezione, quindi la comunità professionale Innovatori PA, ve la presenterò venerdì, in modo da non togliere oggi all'avvio molto tempo diciamo, all'inizio dei lavori. Come diceva Fabrizio Curcio, gli incontri si
svolgono in 12 moduli tematici, sono articolati in 12 moduli tematici, ciascuno della durata di 2 giorni, per un periodo complessivo di 4 mesi. La durata del modulo, del singolo modulo, è di 1 ora e mezza, è così strutturato. La prima giornata saranno trattati gli argomenti indicati nel programma che avete ricevuto e quindi saranno evidenziati gli aspetti operativi alla luce della normativa nazionale ed europea. Ripeto, potrete durante questo primo incontro, quindi oggi, porre le vostre domande o nel corso dell'incontro, diciamo, sia o tramite chat o a voce, oppure potrete porre le domande o le richieste di chiarimento anche via mail all'indirizzo ricostruisciabruzzo@formez entro e non oltre il giorno successivo alla prima giornata di seminario, quindi entro domani, in modo da dare la possibilità ai docenti di poter elaborare le risposte che poi vi saranno restituite nella seconda giornata del modulo, che è appunto prevista per venerdì. Saranno sempre incontri lunedì e venerdì. Venerdì quindi sarà il momento, diciamo, più operativo, saranno fornite le risposte e saranno anche, diciamo, trattati casi di studio sulle materie trattate, che potranno sia essere scelti dai nostri docenti, sia anche essere da voi suggeriti. Non toglierei spazio, vi presenterei intanto i nostri esperti, gli esperti che ci accompagneranno per l'intero periodo e quindi per tutti e 4 i mesi. Abbiamo l'avvocato Rino Capezzuto, giurista, ministro e esperto in appalti pubblici, e il dottor Vittorio Rossi, che è responsabile appalti pubblici europei dell'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche di Helsinki. Io vi auguro buon lavoro, buon ascolto. Passo la parola a Rino Capezzuto. Rino, ci Ci sei? sono, ci sono. Non ti vediamo. Allora, eccomi. Ecco. Eccoti, vediamo. Bene, grazie. Allora, di nuovo buon lavoro. Grazie Fabrizio Curcio. Grazie Rino, grazie a tutti. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie, grazie dottor Curcio, grazie Patrizia Consolo. E allora iniziamo, diciamo, questa seconda edizione appunto del ciclo di seminari sugli appalti pubblici. Come avete avuto già modo di sentire sia dal dottor Curcio che dalla dottoressa Consolo, l'approccio non è quello della lezione, quindi l'approccio è molto operativo. Quindi oggi la prima giornata sarà dedicata, la prima giornata in genere del ciclo di seminari sarà dedicata all'approfondimento di una parte, diciamo, della materia degli appalti. E oggi appunto la programmazione e la progettazione degli appalti pubblici. E la giornata di venerdì sarà dedicata appunto agli approfondimenti, che saranno incentrati soprattutto su quelli che voi proporrete. Voi potete proporre domande, quesiti, casi concreti che vi sono capitati e insieme cercheremo appunto di affrontarli, di analizzarli, di esaminarli per restituirvi appunto una risposta operativa. Ecco, quindi direi che il tratto caratteristico proprio di questo ciclo di seminari e proprio l'operatività, diciamo. È chiaro che la materia degli appalti, sono d'accordissimo con quello che diceva il dottor Curcio prima, è quanto di più complesso ci possa essere. Pensate, io proprio la settimana scorsa analizzavo un caso capitato in Piemonte, diciamo sulla nuova normativa, quella del decreto semplificazione. E pensate, diciamo, io non sono d'accordo, per esempio, con una sentenza del TAR Piemonte, proprio sulla materia riguardava la verifica dell'anomalia delle offerte. E io, per esempio, non sono d'accordo con questa sentenza del TAR Piemonte, ma questo non vuol dire naturalmente che ho ragione io, ma per dirvi che c'è una complessità enorme, no? Che è aumentata anche
forse da questa normativa derogatoria che da un lato sicuramente ha semplificato, diciamo, la materia degli appalti, dall'altro lato però costringe gli operatori a un rincorrere sia la normativa che anche, dico io, sempre il calendario, perché noi dobbiamo comunque tenere presente che queste norme derogatorie sono a termine. La maggior parte delle norme scade il 31 dicembre 2021, ma ci sono altre norme che invece hanno una scadenza diversa. Quindi io dico sempre che oltre il codice degli appalti, oltre le linee guida, oltre diciamo, i decreti ministeriali, eccetera, dobbiamo anche tenere sulla scrivania il calendario per tenere conto appunto della vigenza di queste norme. Bene, io direi allora di cominciare subito, non prima però di aver ricordato che diciamo, appunto il seminario si divide in due parti, perché l'altra parte è dedicata all'approfondimento sulla normativa europea, cioè la stessa parte ovviamente di programma sarà trattata dal punto di vista dell'applicazione nell'ambito dell'Unione Europea. Quindi abbiamo anche un trattato appunto da Vittorio Rossi, e quindi avremo anche la possibilità di un confronto proprio tra la nostra operatività e quella appunto nelle istituzioni europee. Bene, direi che appunto è il caso di iniziare subito, e quindi passiamo appunto alla trattazione. Innanzitutto la riforma è iniziata, come sapete, nel 2016 con il nuovo codice dei contratti pubblici, che peraltro è diciamo abbastanza direi cambiato nel corso di questi anni. Già c'è stato un primo correttivo con il decreto legislativo 56 del 2017, ma poi soprattutto diciamo 2 anni fa abbiamo avuto il cosiddetto sblocca cantieri, il decreto legge 32 del 2019, convertito nella legge 55 del 2019, e poi soprattutto la normativa, diciamo, quella derogatoria, insomma, quindi dovuta ovviamente all'emergenza Covid, incentrata soprattutto sul decreto semplificazione, il decreto 76 del 2020, convertito nella legge 120 del 2020, che ha cambiato e parecchio, diciamo, la struttura originaria proprio del codice dei contratti pubblici, quello che era previsto dalla riforma del 2016, che aveva diciamo un impianto teso a inserire degli aspetti innovativi. Non tutti sono stati poi inseriti, non tutti sono stati attuati. Pensate appunto a quella che è la riforma sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, no? Che tratteremo prossimamente, e purtroppo questa riforma è rimasta al palo, e quindi diciamo, abbiamo quindi una parte considerevole dell'impianto originario del codice degli appalti che ancora non ha trovato attuazione, sia pure a distanza di 4 anni. Quindi c'è effettivamente tanto su cui discutere. Quindi l'impianto del codice doveva essere completato poi da numerosi provvedimenti costituiti soprattutto dalle linee guida dell'ANAC e dai decreti ministeriali. Vi ometto ovviamente, siccome appunto siamo incentrati sulla operatività e anche per ragioni di tempo, tutte le considerazioni sulle linee guida ANAC e la loro collocazione, diciamo, all'interno della gerarchia delle fonti, ma si tratta di diciamo sicuramente atti amministrativi nuovi, quindi una novità anche da questo punto di vista nel campo degli appalti. Quindi il codice avrebbe dovuto essere completato da 12 linee guida e 34 decreti, ma ripeto, non tutto l'impianto è stato attuato, ha trovato attuazione. Poi l'articolo 216,27 octies del decreto legislativo 50 del 2016, quindi il cosiddetto sblocca cantieri, aveva previsto entro 180 giorni dalla data della sua entrata in vigore, parliamo del 19 aprile 2019, l'emanazione di un regolamento unico approvato con DPCM recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del codice degli appalti pubblici. Quindi siamo tornati un po' all'antico,
nel senso che il codice, nella sua prima stesura, non aveva previsto questo regolamento che invece, vi ricordo, diciamo, aveva caratterizzato, diciamo, gli ultimi, provvedimenti, già a partire dalla legge Merloni, se ricordate la legge 109 del 1994, anche quella legge aveva il suo regolamento di attuazione, sia pure soltanto dedicato ai lavori pubblici, ed era il DPR 554 del 1999, così come il precedente codice degli appalti, il decreto legislativo 163 del 2006, aveva il suo regolamento, vale a dire il DPR 207 del 2010. Ecco, anche questo codice, anche il decreto legislativo 50, adesso avrà il suo regolamento attuativo, perché evidentemente il legislatore si è reso conto che è più semplice invece adottare, diciamo, un unico contesto normativo anziché spezzettare la normativa di attuazione in tanti rivoli, diciamo, costituiti appunto dalle linee guida dell'ANAC e dai decreti ministeriali. Quindi adesso avremo il regolamento unico, il termine di 180 giorni previsto dallo sblocca cantieri è abbondantemente scaduto, oramai sono passati quasi 2 anni e ancora il regolamento non è stato emanato. Speriamo sicuramente, anzi, io credo che prima dell'estate avremo appunto il regolamento, quindi avremo anche di che discutere poi sull'attuazione del regolamento. Quindi nelle more dell'adozione rimangono in vigore o restano efficaci le linee guida e i decreti adottati. Le principali linee guida che sono state emanate dall'ANAC riguardano gli indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, le linee guida sull'offerta economicamente più vantaggiosa, le linee guida, queste sono quelle che secondo me sono le più importanti, sulla nomina e ruolo e compiti del RUP per l'affidamento di appalti e concessioni, nonché le linee guida numero 4 sulle procedure per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria. Poi sono le linee guida sull'iscrizione nell'elenco delle società in house, ai sensi dell'articolo 192 del codice, le procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di gara per servizi e fornitori infungibili, quindi anche ai sensi dell'articolo 63 del codice degli appalti, le indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato. Queste sono le principali linee guida che in questo periodo, in questi 4 anni, a partire dalla data di emanazione del codice, sono state appunto emanate dall'ANAC. Veniamo alla programmazione degli appalti. Quindi le amministrazioni adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi. Quindi la novità è che oltre al programma triennale dei lavori pubblici, che c'era anche nel precedente codice degli appalti, il decreto legislativo 163 del 2006, abbiamo adesso anche la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. Quindi abbiamo programmazione triennale dei lavori pubblici, programmazione biennale per gli acquisti di beni e servizi. Poi abbiamo l'elenco annuale, ovviamente, degli acquisti di beni e servizi e dei lavori che naturalmente si intende realizzare nel corso appunto dell'anno. I programmi devono essere approvati nel rispetto dei documenti programmatori dell'ente e in coerenza con il bilancio, soprattutto quando parliamo di elenco annuale, ovviamente devono trovare corrispondenza, diciamo, quello che si intende realizzare in termini di lavori, servizi e forniture, ovviamente con le risorse a disposizione dell'ente. L'inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici è obbligatorio per i lavori di importo pari o superiore a 100.000 euro. Nell'elenco annuale vanno inserite appunto le opere del programma triennale da realizzarsi nell'anno. Per i lavori da avviare nell'annualità deve essere riportata l'indicazione
dei mezzi finanziari stanziati in bilancio, compresi gli eventuali beni immobili disponibili che possono essere ceduti, ovvero le risorse disponibili in base a contributi dello Stato, delle regioni o di altri enti. Quindi cioè, trova corrispondenza l'inserimento nell'elenco annuale dei lavori pubblici con ovviamente le risorse stanziate in bilancio. Per i lavori poi di importo pari o superiore a 1 milione di euro è necessario anche che ci sia il progetto di fattibilità tecnica ed economica, che, come sicuramente sapete, è il primo livello della progettazione dei lavori pubblici. Per quanto riguarda la programmazione invece biennale di beni e servizi, questa è obbligatoria per i beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro. Quindi, laddove si supera questa cifra, è obbligatorio inserire gli acquisti di beni e servizi proprio nella programmazione biennale. Le amministrazioni pubbliche, occorre anche osservare, diciamo, questo passaggio procedimentale, devono comunicare entro il mese di ottobre l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al tavolo tecnico dei soggetti aggregatori che è coordinato dal MEF, dal Ministero dell'Economia e Finanze. Quindi questo passaggio procedimentale è importante perché c'è, diciamo, il tavolo coordinato dal MEF, il tavolo tecnico dei soggetti aggregatori che ha, diciamo, una supervisione, diciamo, su questi appalti di importo rilevante, di acquisti di beni e servizi di importo superiore a 1 milione di euro. Il programma biennale, poi, altro adempimento da osservare degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, sono soggetti a un onere di comunicazione, vale a dire la pubblicazione sul sito del committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici di cui è l'articolo 213, quindi Osservatorio regionale dei contratti pubblici, composto appunto da una sezione centrale gestita dall'ANAC e da sezioni regionali. In attuazione della programmazione di lavori, servizi e forniture è stato emanato il decreto ministeriale 16 gennaio 2018 numero 14 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Il decreto contiene gli schemi tipo degli atti di programmazione, quindi è un ausilio, diciamo, per gli operatori diciamo, nel campo degli appalti, e esso si applica appunto a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021 per i lavori e dal periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e forniture. In particolare, questo decreto ha disciplinato contenuti, livello di progettazione minimo, ordine di priorità del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di servizi e forniture. È obbligatorio inserire il CUP, diciamo, laddove diciamo, è il codice unico di progetto, laddove ci sia. Inoltre, per ogni appalto riportato nel programma, deve essere individuato univocamente il codice unico di intervento, il CUI, quindi diciamo, è un progressivo da inserire appunto nella programmazione triennale o biennale, triennale ai lavori o biennale ai servizi e forniture, che viene appunto attribuito in occasione del primo inserimento nel programma. È possibile, attenzione, questo diciamo, è molto importante ed è una previsione già contenuta nel decreto ministeriale numero 14 del 2018, perché è possibile l'aggiunta di uno o più lavori o acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'aste o di economie. E questo è molto importante perché consente l'inserimento
nel caso in cui naturalmente ci siano risorse sopravvenute che non erano prevedibili al momento della programmazione, pensate a un finanziamento, diciamo, con fondi comunitari che non era appunto stato previsto, o pensate, diciamo appunto alle economie dovute ai ribassi d'asta. In questo caso le economie possono essere utilizzate per inserire nella programmazione, quindi anche nell'attuazione, anche immediata, un'opera o un servizio, una fornitura che non erano stati previsti nella programmazione. Questo è importante perché viceversa il precedente codice degli appalti era molto rigido, diciamo, su questo punto, su questo aspetto, e non consentiva, diciamo, l'attuazione di interventi di opere oppure anche di servizi e forniture che non erano state previste appunto nella programmazione. Invece questa norma del decreto ministeriale, articolo 7,9, consente invece la possibilità di aggiungere delle opere, dei servizi e delle forniture che non erano stati previsti nella programmazione. E questo, diciamo, lo abbiamo in un certo senso anche, diciamo, conferma con il decreto semplificazione, nel senso che questa norma, l'articolo 8,1 lettera D del decreto legge 76 del 2020, convertito nella legge 120 del 2020, ha previsto che le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione già adottati, a condizione che entro 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto si provveda a un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza Covid-19. Questa è una previsione legislativa, una possibilità conferita alle stazioni appaltanti proprio per superare quelle che sono le problematiche dovute all'emergenza Covid-19, quindi dare uno strumento attuativo in più alle amministrazioni, quindi di inserire nell'attuazione, inserire nei documenti della programmazione anche opere, anche servizi e forniture che non erano stati previsti in precedenza, proprio per fronteggiare, diciamo, quella che è l'imprevedibilità causata appunto dall'emergenza Covid. Veniamo a quelli che sono i livelli di progettazione per gli appalti di lavori pubblici. Il primo livello di progettazione è il progetto di fattibilità tecnica ed economica, quindi che ha sostanzialmente preso il posto del progetto preliminare. Quindi adesso c'è il progetto di fattibilità tecnica ed economica, che non è però una replica del progetto preliminare, perché la caratteristica è data dal fatto che il progetto di fattibilità tecnica ed economica è molto, diciamo, più integrato nella sua progettazione preliminare, nel senso che individua, diciamo, innanzitutto la fattibilità concreta, operativa dell'opera. Nell'intento del legislatore c'è la volontà di evitare che poi, diciamo, da una progettazione preliminare non completa scaturisca poi in sede di progettazione definitiva o esecutiva, in effetti ci si accorga che quel progetto non è realizzabile concretamente. Ecco, invece adesso il progetto di fattibilità tecnica ed economica è strutturato in maniera tale che si vuole avere già in questa fase la certezza, la ragionevole certezza, appunto, dal punto di vista tecnico, che l'opera sia realizzabile. Quindi il progetto individua tra più soluzioni quella che presenta il mio rapporto tra costi e benefici per la collettività. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, nonché per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico e per i concorsi di progettazione di idee, il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali, facoltativo negli altri casi. Quindi questa completezza, questa maggiore completezza del progetto di fattibilità
tecnica ed economica, noi la ritroviamo anche nella suddivisione, diciamo, in due parti di questo livello di progettazione, che è obbligatoria per questi lavori pubblici più importanti, vale a dire quelli di importo superiore alla soglia comunitaria, nonché quelli che prevedono l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico, che vedremo tra un poco, o per i concorsi di progettazione di idee. In questi casi è necessario produrre anche il documento di fattibilità delle alternative progettuali, cioè un documento nel quale, dal punto di vista tecnico, si spiega che cosa succede, se, si adopera quella soluzione tecnica, che cosa succede se si adopera un'altra soluzione tecnica, fino ad arrivare a, prevedere che cosa succede nel caso della cosiddetta opzione zero, cioè nel caso in cui non si realizzi nulla. Ecco, questo è per ribadire appunto l'importanza di questo livello di progettazione, sicuramente aumentato rispetto al vecchio progetto preliminare. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dello svolgimento di indagini geologiche, idrauliche, geotecniche, energetiche, sismiche, paesaggistiche ed urbanistiche, dell'interesse archeologico, della fattibilità ambientale e paesaggistica, a dimostrazione proprio dell'importanza e della rilevanza di questo livello progettuale. Inoltre, devono anche indicarsi i limiti di spesa, quindi la realizzabilità deve essere concreta, salvo circostanze imprevedibili, e l'individuazione della localizzazione dell'infrastruttura, nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie appunto alla realizzazione dell'opera. Quindi a dimostrazione del fatto che il progetto di fattibilità tecnica ed economica è una prima parte, ma già molto importante, che delinea e definisce già nella fase iniziale la realizzabilità dell'opera. Dicevamo il dibattito pubblico sugli studi di fattibilità, cioè le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano nel proprio profilo del committente i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica comprensivi dei resoconti dei dibattiti. Cioè, in pratica si attiva proprio una consultazione pubblica sulle opere che hanno un maggiore impatto sulle città, sull'ambiente e sull'assetto del territorio. Con DPCM numero 76 del 2018 sono state anche fissate le tipologie di opere per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono stati altresì definiti le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della procedura, che ha una durata massima di 4 mesi a decorrere dalla pubblicazione del progetto, prorogabili di ulteriori 2 mesi in caso di comprovata necessità. Quindi questo decreto ha fissato anche le regole procedimentali per l'attivazione del dibattito pubblico sugli studi di fattibilità. L'amministrazione aggiudicatrice poi, per la progettazione e la gestione soprattutto del dibattito pubblico, si avvale della collaborazione di una figura professionale appositamente individuata, che è quella del coordinatore del dibattito pubblico, che svolge l'attività affidategli in autonomia, proprio per garantire, diciamo, una sorta di posizione di terzietà rispetto all'amministrazione, rispetto alla stazione appaltante. Progetto definitivo, quindi gli altri 2 livelli progettuali sono quelli storici, vale a dire il progetto definitivo e il progetto esecutivo. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto dei criteri, dei vincoli e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante. Il progetto definitivo contiene altresì tutti gli elementi necessari, e questo è molto importante, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, approvazioni, quindi concessioni, pareri, nulla osta, eccetera,
nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa e del cronoprogramma attraverso l'utilizzo dei prezzari predisposti dalle regioni, ovviamente qualora esistenti, ma diciamo tutte le regioni hanno adottato appunto i prezzari delle opere pubbliche. Il progetto esecutivo invece determina poi in ogni dettaglio i lavori da realizzare, sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato. Quindi abbiamo una completezza progettuale in modo tale che ogni elemento è identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Quindi è un avanzamento ovviamente del progetto definitivo e deve essere anche corredato di apposito piano di manutenzione dell'opera delle sue parti in relazione al ciclo di vita. Questa è la cosa più importante. Non basta progettare, diciamo, questa è una delle novità contenute nel codice appunto degli appalti. Non basta, diciamo, la progettazione relativa alla realizzazione dell'opera, occorre anche già prevedere che cosa occorre per diciamo, mantenerla in buono stato, ecco, quindi soprattutto in primis la manutenzione, ma anche prevedere la gestione, laddove naturalmente ci sia una gestione dell'opera, è molto importante ai fini proprio del ciclo, cosiddetto ciclo di vita dell'opera. È consentita l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, quindi questa è una semplificazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso. Quindi questa è una semplificazione nell'attività di progettazione, la possibilità di omettere addirittura uno o entrambi i primi due livelli di progettazione, fermo restando che il livello successivo contenga poi tutti gli elementi previsti per il livello omesso. Prima delle procedure di affidamento degli appalti, nei contratti relativi ai lavori occorre eseguire la verifica preventiva della progettazione, quindi della conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente al progetto definitivo o al progetto di fattibilità. Questa verifica avviene da parte degli organismi, diciamo, che sono indicati dall'articolo 26 del codice degli appalti, e al contraddittorio partecipa anche il progettista. Quindi è una garanzia questa verifica preventiva, appunto, che la verifica sia stata effettuata correttamente, che la progettazione sia stata effettuata correttamente. Quindi i soggetti deputati alla verifica verificano appunto la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente. La validazione poi del progetto è l'atto formale che conclude appunto gli esiti, conclude la verifica della progettazione, il procedimento di verifica, ed è sottoscritta dal responsabile del procedimento. Qual è il contenuto della verifica preventiva della progettazione? È diciamo, composta dalla verifica di alcuni elementi, vale a dire innanzitutto la completezza della progettazione, la rispondenza ai requisiti previsti dall'articolo 23 del codice dei contratti, la coerenza e la completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti, l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta, i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo, quindi appunto legata al ciclo di vita, la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso, la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti, la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori, l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati, la manutenibilità e la presenza del piano di monitoraggio, chiaramente ove questo sia richiesto. La validazione poi del progetto, attenzione perché un elemento essenziale del bando o invece della lettera di invito per le procedure negoziate per l'affidamento dei lavori. Quindi deve essere sempre indicato
l'atto che ha appunto validato il progetto posto a base di gara nel bando o nella lettera di invito nel caso di procedura negoziata. Parlavamo dei soggetti che eseguono la verifica preventiva della progettazione. Quali sono questi progetti e sono, quali sono, scusate, questi soggetti? Sono soggetti diversi a seconda degli importi dell'appalto. Per esempio, per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, sono organismi di controllo accreditati in conformità alla normativa ISO, normativa europea. Per i lavori invece di importo inferiore a 20 milioni di euro fino alla soglia comunitaria, sono i prestatori di servizi di ingegneria e architettura, singoli o associati, le società di professionisti di ingegneria e i loro equipaggi, purché abbiano un sistema interno di controllo qualità. Per i lavori poi di importo inferiore alla soglia comunitaria e fino a 1 milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli stessi uffici tecnici delle stazioni appaltanti, ove però il progetto sia stato redatto da progettisti esterni, quindi solo in questo caso, oppure anche se è stato redatto il progetto da progettisti interni, qualora le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo qualità, appunto, ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni. Invece, per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, la verifica è effettuata dal RUP anche avvalendosi. Scusate, perché mi dicono che si è disattivata la. Sì, scusate, non me ne ero accorto. E quindi dicevo, per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, la verifica è effettuata dal RUP anche avvalendosi della struttura di supporto al RUP, ovviamente, ove questa sia stata costituita, ove sia stata appunto creata la stazione appaltante. Quanto riguarda l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura, da un punto di vista operativo, in via preliminare la stazione appaltante deve verificare appunto se i servizi presentano o meno le caratteristiche indicate all'articolo 23,2 del codice dei lavori, cioè se si tratta in particolare di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico, artistico, conservativo nonché tecnologico. Quindi questa è, diciamo, una prima verifica che deve essere fatta dalla stazione appaltante. Poi, in caso di esito positivo della verifica operata dal RUP, l'amministrazione ricorre a professionalità interne. Naturalmente, se ci sono queste professionalità interne idonee, no, a svolgere questa progettazione, in base ovviamente alla rilevanza dell'appalto, avendo cura di assicurare che in base alle caratteristiche dell'oggetto della progettazione venga garantita la medesima qualità che potrebbe essere raggiunta con la selezione di progettisti esterni. Quindi questo è un primo passaggio importante in sede appunto di affidamento dei servizi di progettazione. Lo faccio all'interno o lo faccio all'esterno? Innanzitutto qualificare la rilevanza dell'appalto sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico, artistico, conservativo e tecnologico, in maniera tale da qualificare qual è la professionalità e quali sono le professionalità idonee per svolgere la progettazione di quel particolare appalto e poi verificare se nell'amministrazione ci sono le professionalità interne, questo è compito del RUP, in grado appunto di realizzare quella progettazione all'interno. Per le attività che riguardano gli appalti pubblici, come sapete, è previsto l'incentivo per funzioni tecniche, ma non più per la progettazione, perché diciamo, tra le attività che sono compensate con questi incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche, non è più diciamo, prevista l'attività di progettazione, quindi esula, diciamo, dall'incentivo.
rientrano tutte le altre che sono direzioni lavori, RUP, collaudo, ovviamente se svolta all'interno, e anche la parte amministrativa. Quindi le amministrazioni appunto destinano ad un apposito fondo risorse in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione, di valutazione dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti di RUP, di direzione dei lavori, di collaudo tecnico-amministrativo, ovvero di verifica di conformità. Quindi tutte le funzioni che riguardano gli appalti di lavori, ma anche di servizi e forniture, non però quella di progettazione. Però ricordatevi che occorre sempre il regolamento per poter liquidare, diciamo, il regolamento che prevede poi le percentuali sostanzialmente, il regolamento diciamo, viene predisposto da ogni singola stazione appaltante. L'80% delle risorse del fondo è ripartito con modalità e criteri previste in sede di contrattazione decentrata e integrativa del personale, sulla base appunto dell'apposito regolamento adottato dalle amministrazioni. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali. Il restante 20% delle risorse, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, per i quali tutto l'importo deve essere utilizzato per gli incentivi, è destinato all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione o per tirocini formativi. Quindi attenzione, perché il 20% va destinato appunto a esigenze formative del personale, ovviamente sempre attinenti agli appalti, oppure per l'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, ma non le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, perché tutto l'importo di queste risorse deve essere destinato interamente, diciamo, in applicazione della norma, all'incentivo, diciamo, quindi al 100% all'incentivo per lo svolgimento di funzioni tecniche. Il decreto ministeriale del MIT numero 263 del 2016 è una sorta di regolamento che ha fissato i requisiti per l'affidamento appunto dei servizi di architettura e di ingegneria. Quindi i professionisti singoli associati devono possedere una laurea innanzitutto in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso del diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali. Poi occorre anche essere abilitati all'esercizio della professione, nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti. Poi, per i raggruppamenti temporanei costituiti da professionisti, i requisiti devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione quale progettista. Quindi è una disposizione, una norma che facilita l'inserimento nel mondo, diciamo, professionale dei giovani appunto professionisti, dei giovani laureati abilitati da meno di 5 anni all'esercizio della professione, proprio per dare opportunità appunto ai giovani professionisti nelle attività di progettazione. I requisiti invece di capacità economico e finanziaria per la partecipazione alle gare, alle procedure di affidamento di servizi di ingegneria e di ingegneria e architettura sono il fatturato globale minimo annuo, che può essere richiesto al massimo per gli ultimi 3 esercizi disponibili,
che non può superare il doppio, il fatturato richiesto non può superare il doppio del valore stimato dell'appalto, salvo in circostanze debitamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi e forniture. Quindi fatturato globale minimo annuo, capacità economico-finanziaria, mentre la capacità tecnico-organizzativa viene dimostrata attraverso l'espletamento negli ultimi 10 anni di servizi analoghi relativi ai lavori appartenenti a ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare. L'avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di due servizi cosiddetti di punta per un importo compreso tra lo 0,40 e lo 0,80 volte per ogni categoria e classe, l'importo stimato dei lavori riferiti a tipologie dei lavori analoghi a quelli dell'oggetto dell'affidamento. E queste sono, diciamo, le indicazioni contenute nelle linee guida ANAC numero 1. Poi il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni per gli operatori in forma societaria e il numero di unità minime di tecnici per i professionisti singoli o associati. Questi sono i requisiti previsti dal decreto ministeriale 263 del 2016 per la partecipazione alle gare di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. La definizione dell'articolo 3 del decreto legislativo 50 del 2016, i servizi attinenti all'architettura, all'ingegneria e agli altri servizi sono riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata. E l'abbiamo visto, diciamo, secondo la regolamentazione di cui al decreto ministeriale 263, occorre naturalmente che si tratti di professionisti non solo laureati, ma anche abilitati. Incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi a supporto del responsabile unico del procedimento sono conferiti, ad esempio, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro in via diretta, quindi affidamento diretto. Nel caso appunto affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, che come sapete è la soglia dell'affidamento diretto, ma tale soglia, ai sensi dell'articolo 1,2 lettera A del decreto legge 76 del 2020, convertito nella legge 120 del 2020, è aumentata a 75.000 euro fino al 31 dicembre 2021. Quindi una delle norme emanate per fronteggiare l'emergenza Covid, norme di semplificazione, riguarda anche l'affidamento non solo di beni e servizi, ma anche appunto i servizi di ingegneria e architettura che sono considerati appunto alla stregua di servizi, per cui la nuova soglia fino al 31 dicembre 2021 è 75.000 euro per l'affidamento diretto. Per importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro, possono essere affidati i servizi di ingegneria e architettura con la procedura negoziata prevista dall'articolo 36,2 lettera B del codice, con l'invito di almeno 5 soggetti che abbiano appunto i requisiti per partecipare all'affidamento degli incarichi di progettazione. Ma anche qui vale la norma derogatoria prevista dal decreto semplificazione, per cui la procedura negoziata si applica non soltanto, non più, diciamo, come prevede il codice degli appalti, da 40.000 euro fino a 100.000 euro, ma da 75.000 euro fino alla soglia comunitaria, che, come sapete, è per le amministrazioni centrali 139.000 euro. E per le amministrazioni non centrali, le amministrazioni locali, è 214.000 euro. Quindi la procedura negoziata fino al 31 dicembre 2021 può applicarsi anche per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura da 75.000 euro fino appunto alla soglia comunitaria, quindi non più fino a 100.000 euro, ma fino al 31 dicembre 2021.
si può applicare fino alla soglia comunitaria e a partire da 75.000 euro. Sotto i 75.000 euro è possibile l'affidamento diretto. Oltre i 100.000 euro, secondo, diciamo, la norma ordinaria, si applicano appunto le procedure ordinarie, quindi gara pubblica, ma fino al 31 dicembre 2021 le procedure ordinarie si applicano a partire dalla soglia comunitaria. Quindi attenzione, ripeto, calendario alla mano anche per quanto riguarda l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura. Scusate. Questi servizi di ingegneria e architettura, attenzione, diciamo, anche a questa norma, sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, quindi i contratti appunto relativi ai servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro, ai sensi dell'articolo 95,3 lettera B, ovviamente, diciamo, questa soglia è aumentata a 75.000 euro per effetto della norma derogatoria inserita dal decreto semplificazioni, il decreto legge 76 del 2020. Quindi attenzione, perché quando si svolgono queste procedure devono essere svolte con il criterio, devono essere aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e non secondo il prezzo più basso. Attenzione anche ai limiti agli affidamenti degli incarichi di progettazione, perché le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad esse connesse all'ottenimento dei finanziamenti dell'opera progettata, cioè diciamo, quei patti che, diciamo, spesso i comuni adottano, diciamo, ma non per cattiva volontà, io lo so bene, diciamo, ma per carenza assoluta di fondi, il codice prevede che non, diciamo, non si possono realizzare, non sono realizzabili. E quindi non è possibile questo patto, occorre sempre prevedere un compenso, diciamo, per l'opera del progettista. Poi nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura nemmeno si possono prevedere quali corrispettive forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali. È espressamente previsto, attenzione, il divieto di subappalto delle prestazioni relative alla redazione della relazione geologica. Quindi attenzione, cioè, anche a questo aspetto, perché qui è previsto il divieto di subappalto, che non comprende le prestazioni d'opera riguardanti le indagini geognostiche e geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella norma. Ma attenzione, la relazione geologica deve essere a parte. Conseguentemente, la stazione appaltante deve instaurare un rapporto diretto con il geologo mediante l'avvio appunto di una procedura finalizzata alla sua individuazione, ovvero il bando deve prevedere che nel gruppo di progettazione sia presente almeno un geologo. Quindi attenzione a questa disposizione, che è molto importante, ne va della legittimità proprio dell'affidamento dell'incarico di progettazione. Per quanto riguarda le attività di supporto invece alla progettazione, che attengono ad attività strumentali alla progettazione, queste sono appunto le indagini geologiche, geotecniche e sismiche, i sondaggi, i rilievi, le misurazioni e picchettazioni, la predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, come abbiamo visto, redazione grafica degli elaborati progettuali. Quindi queste sono attività di supporto alla progettazione che possono stare dentro la progettazione. La consulenza invece di ausilio alla progettazione delle opere pubbliche non è stata contemplata nel quadro normativo, e questo discende dal principio generale in base al quale si vuole che la responsabilità della progettazione sia in carico a un unico soggetto, vale a dire il progettista. Il comma 20, lettera M, dell'articolo
uno dello sblocca cantieri, quindi il decreto legge del 32 del 2019, ha modificato l'articolo 59 del codice, aggiungendo il comma 1 quater, il quale prevede che nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato. Quindi è una, diciamo, possibilità importante quella delle stazioni appaltanti di pagare direttamente il progettista, ovviamente nel caso del cosiddetto appalto integrato, di pagare direttamente il progettista. In questo modo viene stabilito che nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante deve indicare nei documenti di gara le modalità per la corresponsione direttamente al progettista della quota del compenso. Ovviamente è una possibilità, è una facoltà, non è un obbligo quello di effettuare il pagamento diretto ai progettisti, ma se la stazione appaltante lo fa, sicuramente ne guadagna, questo lo dico per esperienza, ne guadagna in qualità, diciamo, del progetto, laddove il progettista sa che verrà pagato direttamente dalla stazione appaltante e non dall'appaltatore, sicuramente ha uno stimolo in più, diciamo, a realizzare al meglio dal punto di vista qualitativo il progetto a lui affidato. Per quanto riguarda l'affidamento dei vari livelli di progettazione, le progettazioni definitiva ed esecutiva sono preferibilmente svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, quindi è possibile affidarle a un altro soggetto, ma occorre che la stazione appaltante motivi, il nuovo progettista deve accettare l'attività progettuale svolta in precedenza. Quindi occorre che si faccia carico il nuovo progettista dell'attività progettuale svolta dal precedente progettista, questo per un'assunzione poi di responsabilità. Se l'affidamento disgiunto riguarda la progettazione definitiva esecutiva, l'accettazione avviene previa valutazione ai sensi dell'articolo 23,12 del codice degli appalti. È ammissibile la partecipazione alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva anche del progettista che ha redatto l'eventuale progetto di fattibilità tecnica ed economica. Quindi non è precluso a questo la partecipazione di questi. Nel bando di gara per l'affidamento va previsto che il concorrente affidatario della progettazione dell'appalto in questione deve produrre la documentazione atta a dimostrare che l'esperienza acquisita nello svolgimento dell'incarico non ha potuto falsare la concorrenza, che non ci sia, diciamo, non si sia falsata la concorrenza derivante dalla partecipazione all'affidamento dei livelli di progettazione nel caso in cui appunto partecipi anche il progettista che ha redatto appunto il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Gli affidatari, attenzione, di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti di lavori pubblici, quindi c'è incompatibilità, e questo lo fissa l'articolo 24,7 del codice, e nemmeno di eventuali subappalti o cottimi per i quali abbiano svolto l'attività di progettazione. Quindi il progettista non può concorrere, diciamo, per l'affidamento dell'appalto. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Quindi attenzione, perché c'è quest'obbligo di verifica, quindi non può partecipare non solo direttamente, ma non può partecipare neanche in forma mediata attraverso un soggetto che sia da questi controllato o sia controllante o comunque collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Quindi c'è incompatibilità
tra l'attività svolta di progettazione e l'affidamento di incarichi di appalti. I divieti sono estesi anche ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Quindi vedete, è un'incompatibilità assoluta, ma tali divieti, attenzione, non si applicano, e questo diciamo un po' ci mette in difficoltà perché non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. Quindi, da un lato, il codice fissa un'incompatibilità assoluta, quindi non solo del progettista, la partecipazione alle gare di appalto, non solo del progettista, ma anche, diciamo, di tutti i soggetti che sono a lui collegati, i suoi dipendenti. Insomma, per sette generazioni non è possibile che, diciamo, neanche in via mediata la partecipazione alla gara di appalto, ma se questo soggetto riesce a dimostrare che non c'è, la sua partecipazione alla gara di appalto non falsa la concorrenza, e allora, diciamo, è ammissibile la sua partecipazione. Questo per me non, diciamo, qualche difficoltà la pone, perché rilancia sulle stazioni appaltanti l'onere poi di andare a verificare se effettivamente si è verificata una alterazione della concorrenza. Per cui io preferisco sempre disposizioni che sono nette e che non, diciamo, rilancino, appunto, non scarichino, se volete, sugli operatori delle stazioni appaltanti poi l'obbligo di andare a individuare se c'è o meno diciamo, un'alterazione, appunto, della concorrenza, come in questo caso. Il decreto legge poi 32 del 2019, quindi lo sblocca cantieri, ha introdotto una nuova deroga per gli affidatari di incarichi di progettazione, i quali possono essere affidatari delle concessioni di lavori pubblici a condizione che il concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione. Quindi vedete, c'è un temperamento, diciamo, di questa incompatibilità anche nel campo della concessione, diciamo, dei lavori pubblici, per cui possono essere concessionari di lavori pubblici anche gli affidatari di incarichi di progettazione, a patto che, diciamo, il concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione. E capirete bene che, diciamo, sono tutte misure, diciamo, discrezionali da questo punto di vista, sia pure, comunque orientate anche alla discrezionalità tecnica. L'articolo 27, comma 1 bis, introdotto sempre dallo sblocca cantieri, ha previsto che nel caso di appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all'annullamento di un precedente appalto basati su progetti per i quali risultino scaduti i pareri, l'autorizzazione e le intese acquisite, ma non siano intervenute variazioni nel progetto né in materia di disciplina urbanistica, restano confermati per un periodo non superiore a 5 anni i citati predetti pareri, autorizzazioni e intese già resi dalle diverse amministrazioni. Quindi non c'è bisogno di una nuova autorizzazione quando sono scaduti, diciamo, questi pareri, restano, diciamo, validi per un periodo non superiore a 5 anni, questi pareri e autorizzazioni già rese dalle amministrazioni. L'assenza delle variazioni però progettuali e urbanistiche deve essere oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte del RUP. Restano escluse le ipotesi in cui il ritiro, la revoca o l'annullamento, ovviamente, dell'appalto siano dipesi da vizi o circostanze comunque inerenti ai pareri, le autorizzazioni o le intese di cui sopra. Quindi è una se ulteriore semplificazione prevista nel campo degli appalti. Siamo in chiusura. Per quanto riguarda l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, quindi parliamo del cosiddetto vecchio, anzi, appalto integrato, previsto dall'articolo 59, è vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori. Quindi,
c'è una preclusione assoluta del codice degli appalti, ma la prima stesura del codice degli appalti, poi vedremo, perché ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico-privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scopo. Si tratta, diciamo, per lo più di casi non correnti, vale a dire non sono i casi di appalti ordinari, per cui queste sono le eccezioni per le quali è possibile l'appalto integrato, diciamo, vale a dire l'affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione, perché altrimenti sapete che l'appalto deve avere già il progetto esecutivo, l'appalto di lavori viene appunto messo a bando per la realizzazione di quel progetto esecutivo già definito dall'amministrazione, e queste sono le deroghe, quindi c'è un divieto assoluto dell'appalto integrato, tranne appunto in questi casi previsti. Le stazioni appaltanti possono affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo nei casi in cui anche l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori. Questa è un'altra deroga, diciamo, alla possibilità appunto di attivare l'appalto integrato. Attenzione però, perché l'articolo 1,1 dello sblocca cantieri dispone che fino al 31 dicembre 2020 non trova applicazione a titolo sperimentale la norma prevista dall'articolo 59,1 quarto periodo del codice, dove viene stabilito il divieto, salvo appunto le eccezioni suddette, di affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori. Tale deroga è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021 dall'articolo 8,7 lettera A del decreto semplificazioni, vale a dire il decreto legge 76 del 2020 convertito nella legge 120 del 2020. Quindi il codice dice divieto assoluto dell'appalto integrato tranne i casi espressamente previsti, ma lo sblocca cantieri prima e il decreto semplificazioni poi hanno invece previsto la sospensione quindi di questo divieto, per cui fino al 31 dicembre 2022 è possibile affidare congiuntamente progettazione ed esecuzione dei lavori. L'incaricato della predisposizione del progetto esecutivo però non può assumere la direzione dei lavori in relazione al medesimo appalto. Veniamo alla progettazione di servizi e forniture. La progettazione di servizi e forniture è articolata di regola in un unico livello ed è predisposto dalle stazioni appaltanti di regola mediante propri dipendenti di servizio. Questo significa che non è escluso che nei casi di particolare complessità anche della progettazione di servizi e forniture si possa prevedere un secondo livello di progettazione, oppure si possa affidare all'esterno questa progettazione, ma chiaramente si tratta di eccezioni, perché di regola appunto il livello di progettazione è unico per servizi e forniture e viene svolto di regola appunto dai dipendenti in servizio. Per quanto riguarda gli appalti di servizi, il progetto deve contenere la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio, le indicazioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza, il calcolo degli importi con indicazione degli oneri della sicurezza, il prospetto economico degli oneri complessivi per l'acquisto dei servizi, il capitolato speciale comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi dei servizi, gli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa.
Allora, scusate, dicevo, mi sono accorto che è andata via la connessione, ma sono quei problemi tecnici, appunto, i limiti appunto, dei seminari a distanza. Siamo in conclusione, quindi questi sono gli elementi, appunto, che devono caratterizzare la progettazione di servizi e forniture. Bene, abbiamo quindi concluso, diciamo, questo nostro primo incontro. Vi invito, diciamo, oltre che a seguire, diciamo, la parte del dottor Rossi, molto interessante sulla normativa europea, che ci dà un'utile comparazione, diciamo, con i nostri invece criteri operativi, e vi invito, appunto, a presentare le vostre domande, le vostre osservazioni, ovviamente su questa materia, così come faremo poi in seguito, in maniera tale da organizzare al meglio, diciamo, quindi ci sarà spazio per tutti gli argomenti. Vi chiedo la cortesia di concentrarvi, diciamo, per quanto riguarda le vostre domande, su questo di cui abbiamo parlato, appunto, oggi, quindi la programmazione e la progettazione, appunto, di lavori e servizi e forniture in materia di appalti pubblici. Bene, cedo la parola a Vittorio Rossi e vi auguro una buona giornata e ci vedremo venerdì prossimo. L'ultima cortesia, magari se riuscite, diciamo, a presentare le vostre domande al massimo entro mercoledì, in maniera tale da darci la possibilità poi di avere il tempo poi di elaborarle al meglio. Grazie e cedo la parola a Vittorio Rossi. Grazie Rino, buongiorno a tutti e buon anno. Facciamo solo una prova microfono, credo che vada bene. Poco. Forte adesso dovrebbe. Prova prima e funziona tutto, adesso. Sono più vicino di così, non saprei. Metto delle cuffie allora, un attimo, fatemi provare. Ok, mi sentite? Ok, meglio, le cuffie. Va bene, benissimo. Allora, grazie a tutti, scusate per questi 2 minuti di problemi tecnici. Ringrazio l'avvocato Capezzuto, come ha accennato. Sì, cogliamo l'opportunità di questo seminario, questa seconda edizione, di presentare quelle che sono la prassi e diciamo, le procedure che si applicano in materia di appalti per quanto riguarda le istituzioni dell'Unione Europea. Una premessa, nonostante vi siano delle similitudini, o comunque, perché fondamentalmente il diritto europeo sugli appalti si applica a tutti gli Stati membri e anche all'istituzione europea, vi sono ovviamente non possono essere prese per analogia per quanto riguarda poi l'applicazione invece a livello nazionale. Quindi è molto importante mantenere due cose separate. L'avvocato Capezzuto è andato nel dettaglio per quanto riguarda l'applicazione della normativa nazionale, io cercherò di fare una presentazione un po' più di alto livello, una panoramica, tuttavia per qualsiasi richiesta di chiarimento o di domanda utilizzeremo la sessione di venerdì per approfondimenti. Allora, partiamo subito con la prima slide. Allora, innanzitutto sfrutterei questa prima lezione per chiarire un po', la natura giuridica dell'Unione Europea in quanto tale, anche per dare poi, appunto, le basi per capire anche come l'applicazione della normativa europea per quanto riguarda le istituzioni dell'Unione Europea, differisce e si applica, appunto, rispetto a quella nazionale. Allora, l'UE costituisce un'entità autonoma, dotata di diritti sovrani e di un ordinamento giuridico indipendente degli Stati membri. A cui sia questi che i cittadini sono soggetti nell'ambito delle competenze dell'Unione. Gli Stati membri hanno rinunciato a una parte della loro sovranità a beneficio dell'Unione e l'hanno trasferita all'Unione Europea per un esercizio comune. Le specifiche competenze dell'Unione Europea sono stabilite dai trattati
E non è un'organizzazione internazionale classica, ma ne è un'associazione tra stati, infatti è un tertium genus, si situa tra queste forme tradizionali e si parla di un'organizzazione sovranazionale. Ora, l'esistenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione e l'efficacia diretta della disposizione dell'Unione e preminenza del diritto dell'Unione sul diritto nazionale sono state affermate a più riprese dalla Corte di giustizia. Il punto di partenza della sua giurisprudenza fu il ricorso presentato davanti al Tribunale dei Paesi Bassi dell'impresa di trasporti olandese Bang & Olufsen contro l'amministrazione doganale olandese. Tale sentenza del 1962, della causa 2662, sancisce il principio dell'efficacia diretta di alcune categorie di norme comunitarie degli Stati membri. E la causa Costa Enel, invece, afferma con decisione la preminenza del diritto dell'Unione sul diritto nazionale. I compiti dell'Unione Europea coprono un ventaglio molto ampio e interessano settori economico, sociale e politico. Per quanto riguarda il ruolo centrale soprattutto dell'Unione Europea, come sappiamo, per quanto riguarda i compiti economici, è la creazione di un mercato comune, in cui appunto tutti i mercati nazionali confluiscano affinché merci, prestazioni e servizi possano essere offerte e vendute dalle stesse condizioni di un mercato interno al quale possono avere accesso tutti i cittadini dell'UE. In materia di appalti pubblici, le direttive sugli appalti sono un esempio di come il diritto dell'Unione Europea stabilisca norme minime armonizzate per creare condizioni di parità per le imprese in tutta Europa. Il diritto dell'Unione Europea in materia di appalti pubblici nell'Unione Europea è diventato infatti uno dei più frequentemente applicati nel diritto del mercato interno ed è un esempio di come il diritto dell'Unione Europea stabilisca norme minime armonizzate per creare le condizioni di parità tra le imprese in tutta Europa. Il quadro istituzionale dell'Unione Europea è composto da sette istituzioni. L'articolo 13 del Trattato sull'Unione Europea, appunto, elenca il Parlamento Europeo, che è appunto, un organo legislativo, il Consiglio Europeo, che è appunto, un organo di indirizzo politico e riunisce i capi di Stato e di Governo, il Presidente del Consiglio Europeo e il Presidente della Commissione. Il Consiglio dell'Unione Europea, quello che comunemente sentiamo, denominiamo il Consiglio, riunisce i ministri degli Stati membri e in genere competente per le materie in esame ha 10 formazioni. E la Commissione Europea, che è l'organo esecutivo, è innanzitutto il motore della politica dell'Unione, dalla Commissione Europea parte ogni iniziativa dell'UE, infatti il Trattato sancisce il diritto di iniziativa della Commissione, ha anche appunto il ruolo di custode dei trattati, vigila sul rispetto dell'applicazione della legislazione primaria e secondaria dell'Unione da parte degli Stati membri. Il Parlamento, il Consiglio e la Commissione sono assistiti dal Comitato Economico e Sociale delle Regioni che esercitano funzioni consultive. La Corte di giustizia dell'Unione Europea è l'organo giudiziario, in pratica la Corte di giustizia, la giurisdizione suprema è competente per tutte le questioni pertinenti al diritto dell'Unione. In termini generali è incaricato di assicurare il rispetto del diritto dell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati. Abbiamo poi due organi, gli ultimi due, la Banca Centrale Europea, che fondamentalmente si occupa della stabilità dell'euro, ed è numerose disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ne garantiscono l'indipendenza. E infine la Corte dei Conti, che ha un compito di controllare la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese dell'Unione, e di accertare appunto che la sana gestione finanziaria. In particolare, per quanto riguarda le istituzioni, ogni istituzione agisce entro i limiti e compiti che vengono assegnati ad essi nei trattati, conformemente appunto alle procedure e alle condizioni previste da questi. Vale la pena richiamare ad esempio di come vi sia costantemente una tensione in tal riguardo, per esempio quando nel maggio del 2020 aveva fatto praticamente notizia la decisione della Corte Costituzionale federale tedesca in merito alla legittimità del piano di acquisti dei titoli di debito pubblico da parte della Banca Centrale Europea, che in qualche modo andava a interferire appunto sulla competenza della Banca Centrale Europea, così come definita dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Al di là delle istituzioni, vi sono poi una serie di organismi istituiti per eseguire compiti specifici. Ora, non vado nel dettaglio, l'infografica fa vedere anche geograficamente dove sono collocati. Parliamo fondamentalmente delle differenze tra le principali differenze. Abbiamo
Il gruppo più consistente è composto dalle cosiddette agenzie decentrate dell'Unione Europea o agenzie regolatorie, che sono entità giuridiche separate, vengono istituite con un regolamento del Consiglio del Parlamento e fino ad oggi sono circa 34 e svolgono un ruolo importante nella preparazione e nell'attuazione delle politiche dell'UE, in particolare per funzioni di natura tecnica, scientifica, operativa o di regolazione. Abbiamo poi sei agenzie esecutive della Commissione che vengono istituite appunto per aiutare la Commissione in compiti esecutivi operativi specifici relativi a uno o più programmi dell'Unione Europea. Di solito hanno una durata, vengono istituite per periodi di tempo determinati. Vi sono poi appunto organismi, imprese comuni che sono partenariati pubblico-privati conclusi tra l'Unione Europea e l'industria. Gruppi di ricerca e iniziative che svolgono un ruolo importante nella realizzazione di aspetti specifici della politica dell'UE in materia, per esempio, di ricerca. Tra questi, magari uno che viene richiamato spesso nelle notizie è il Fusion for Energy in Spagna, collegato a ITER in Francia per la creazione di questo del progetto sulla fusione nucleare. Ora, andando avanti per quanto riguarda le regole che si applicano alle istituzioni europee in materia di appalti, le procedure d'appalto delle istituzioni europee, tutte quindi, sia delle istituzioni, sia di questi organismi, quindi di questo ventaglio di enti che costituiscono appunto, che chiameremo per semplicità istituzioni dell'Unione Europea, vengono disciplinate dal regolamento UE Euratom 1046 del 2018 del Parlamento e del Consiglio e stabiliscono appunto le regole finanziarie che si applicano al bilancio dell'Unione. La parte prima, il titolo quinto, norme comuni, e il titolo settimo, appalti pubblici e concessioni, in particolare disciplinano la materia sugli appalti, e diciamo, il regolamento incorpora le regole delle direttive sugli appalti che vengono recepite dagli Stati membri. È chiaro che non si applica la legislazione nazionale di recepimento. In pratica le direttive non si applicano agli appalti delle istituzioni dell'Unione Europea, ma appunto le direttive sono per gli Stati membri da recepire, come vediamo per l'Italia, il codice dei contratti pubblici sulla base del decreto legislativo 50 del 2016. L'ordinamento, per quanto riguarda le norme in materia di appalti, al di là del regolamento finanziario, abbiamo poi la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia di appalti. Praticamente, sulla base dell'articolo 163 del Trattato dell'Unione Europea, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea esercita un controllo di legittimità sugli atti degli organi e degli organismi dell'Unione destinati a produrre effetti giudici nei confronti di terzi. La giurisprudenza della Corte è uno dei principali aspetti trainanti dell'evoluzione della normativa dell'Unione Europea in materia di appalti pubblici. Con un gran numero di casi, la Corte di Giustizia Europea ha influenzato l'interpretazione e l'applicazione quotidiana delle legislazioni sugli appalti. Diciamo, le sentenze della Corte, che interpretano anche appunto il regolamento finanziario, le direttive e il trattato, influiscono in modo in cui appunto questi vengono poi applicati nella pratica. Giusto un accenno, la Corte di Giustizia è composta appunto, l'Unione Europea è composta dalla Corte di Giustizia come massima istanza della giurisdizione dell'Unione, sulla base dell'articolo 250 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e il Tribunale, che è integrato nella Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ma tuttavia autonomo, ma dotato di una propria organizzazione. E dispone di una propria cancelleria e di un proprio organismo di procedura. Praticamente, per distinguere dalle due istituzioni, le cause trattate dalla Corte o dal Tribunale, appunto, vengono identificate con delle lettere T per il Tribunale e C per la Corte. Il ricorso principale che viene effettuato in materia di appalti è appunto il ricorso di annullamento che permette di sottoporre a controllo giurisdizionale la condotta delle istituzioni dell'Unione. E con determinati limiti garantisce diciamo, al singolo l'accesso alla giurisdizione dell'Unione Europea. Andando avanti. Ora, per quanto riguarda l'attività delle istituzioni dell'Unione Europea, questa è finanziata attraverso bilanci annuali che vengono approvati appunto dal Parlamento e dal Consiglio, sono cosiddette che in combinato diciamo, approvano il bilancio, si sono chiamate autorità di bilancio, su proposta di progetto di bilancio della Commissione. I bilanci annuali devono essere definiti entro i limiti dei massimali che vengono stabiliti nel quadro finanziario pluriennale, che prevede appunto l'adozione di bilancio dell'Unione Europea per un periodo di 7 anni. Praticamente i bilanci rappresentano la capacità di contrarre obblighi giuridici, per esempio firmare appunto i contratti, fino a questi massimali approvati.
Il programma quadro finanziario pluriennale 2014-2020 si è concluso nel 2020, appunto l'anno scorso, tuttavia vi sono ancora contratti che possono diciamo, essere in esecuzione per quanto riguarda tale periodo. Il nuovo programma pluriennale 21-27 ha una dotazione di 1.800 miliardi, di cui, questo è importante notare, 1.100 sono appunto per quanto riguarda un bilancio a lungo termine nei prossimi 7 anni, mentre 750 sono una dotazione eccezionale per diciamo, un dispositivo che, per la ripresa per Next Generation European Union, che appunto deve sostenere mediante sovvenzioni, prestiti e investimenti pubblici le riforme degli Stati membri, aiutando questi ad affrontare appunto l'impatto economico e sociale della pandemia, nonché appunto le nuove sfide proposte dalla transizione verde digitale. L'articolo 40 del regolamento finanziario stabilisce che entro il 31 gennaio di ogni anno ciascun organismo dell'Unione presenti appunto alla Commissione, al Parlamento e al Consiglio il suo progetto di documento unico di programmazione che contiene il programma di lavoro annuale o pluriennale corrispondente alla pianificazione relativa alle risorse umane e finanziarie. I bilanci annuali appunto fanno riferimento, fanno capo appunto ai bilanci pluriennali. La dotazione per il 2021 è di 164 miliardi di euro. È appunto importante notare che al di là dell'approvazione dei bilanci, appunto ogni istituzione deve predisporre appunto entro il 31 gennaio di ogni anno una proposta di documento unico di programmazione che può essere annuale o pluriennale, il quale appunto definisce la dotazione finanziaria per l'anno per le attività per quanto riguarda le risorse finanziarie e umane. Il documento unico di programmazione si sovrappone fondamentalmente a quella che è la decisione di finanziamento, che fondamentalmente è il documento principale che deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione di ogni istituzione al fine di appunto, rendere valido le spese di natura operativa dell'istituzione stessa. Per quanto riguarda invece le spese di natura amministrativa, queste sono in deroga, non è necessaria la decisione di finanziamento. Questo è importante perché la decisione di finanziamento, quindi che è un documento che viene pubblicato sul sito web dell'istituzione interessata, vi è anche il programma degli appalti per l'anno, il quale deve essere appunto, è un programma diciamo, di alto livello, non è dettagliato, ma per quanto riguarda la dotazione finanziaria, quindi gli importi che vengono previsti per determinate procedure d'appalto, devono essere in qualche modo descritti in tale decisione e deve essere approvata prima dell'avvio di qualsiasi procedura. Passando ora all'oggetto della presentazione di oggi, per quanto riguarda appalti di lavoro, gli appalti di lavori, bisogna fare una precisazione riguardo al regolamento finanziario rispetto alle direttive. Infatti, sebbene appunto la definizione di appalti di lavoro è uguale a quella che si evince dalle direttive, l'appalto vi è un tipo di procedura diversa. Quando l'oggetto del contratto appunto è l'acquisto, lo scambio, le pite usi, l'usufrutto, il leasing, locazione o l'acquisto di scatto di terreni fabbricati o altri immobili, è possibile utilizzare una procedura che si fa a capo appunto a quello che si chiama appalto immobiliare. La cosa importante in questo caso è che entrambi, sia l'appalto di lavori che l'appalto immobiliare, possono coinvolgere appunto lavori, ma nel secondo caso, nell'appalto immobiliare, questo deve riguardare, la procedura deve riguardare fabbricati esistenti oppure fabbricati non ancora completati, laddove appunto vi sia un permesso valido a costruire. In pratica la ratio di tale differenza è che i fabbricati non devono essere progettati conformemente alle specifiche della missione giudicatrice, laddove questo avvenga ci si ricade appunto nella situazione di appalti di lavori. Ora, per quanto riguarda i progetti immobiliari, l'articolo 266 del regolamento finanziario definisce che un obbligo di informazione per qualsiasi progetto immobiliare che possa comportare conseguenze finanziarie significative per il bilancio. Da un punto di vista pratico, definisce gli obblighi di informazione ad ogni fase della gara d'appalto relativa al progetto, prima di ogni pubblicazione dei bandi di gara o di indagini di mercato, fino a prima della conclusione del contratto. Questo è importante perché, sebbene la procedura si sia conclusa con la decisione di aggiudicazione, il progetto, così definito, quindi così aggiudicato, richiede ancora l'autorizzazione da parte delle autorità di bilancio. Quindi, se il Parlamento e il Consiglio adottano una decisione contraria al progetto immobiliare proposto, l'istituzione dell'Unione interessata dovrà ritirare la proposta e presentarne una nuova.
Per quanto riguarda invece le informazioni sulla politica immobiliare, appunto, ritorniamo al documento unico di programmazione che contiene allo stesso tempo, al tempo stesso informazioni sulle spese relative agli immobili dell'organismo interessato, i piani di lavoro o di spese per progetti futuri. Le informazioni riguardano sia gli edifici attualmente utilizzati, l'evoluzione della programmazione globale della superficie dei locali per gli anni successivi e le informazioni che riguardano la realizzazione di nuovi progetti immobiliari. Secondo la procedura, appunto, abbiamo visto alla base dell'articolo 206 del regolamento finanziario. Per quanto riguarda invece le procedure di appalto che si applicano in materia di lavori, abbiamo appunto, a parte l'appalto immobiliare, vi è una procedura specifica in virtù della natura del contratto in quanto tale, la procedura negoziata senza interrogazione, il bando di gara, che prescinde dal valore stimato dell'appalto. E richiede, diciamo, come pubblicazione ex ante solo un'indagine di mercato locale, del mercato locale. Però, a parte dalle procedure che è molto specifica, gli appalti di lavori, le procedure sono appunto quelle che si applicano anche per appalti di forniture e servizi, procedure negoziate per contratti di valore medio, modesto e molto modesto, quindi sotto le soglie. La soglia per gli appalti di lavori è 5.350.000 euro, mentre per valori uguali o sopra le soglie si parla della soglia comunitaria. Si può utilizzare appunto le procedure standard, aperta o ristretta, e considerando appunto la complessità di tali progetti, appunto di tali appalti, non è raro vedere appunto che venga utilizzata la procedura competitiva con negoziazione, che richiede appunto la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea o il dialogo competitivo. Praticamente le amministrazioni obbligatrici che intraprendono progetti complessi potrebbero non essere obiettivamente in grado di definire i mezzi per soddisfare le loro esigenze e valutare ciò che il mercato può offrire in termini di soluzioni tecniche, finanziarie o giuridiche. In questo caso si può verificare ad esempio per importanti infrastrutture di trasporto integrati, grandi reti informatiche o progetti che richiedono finanziamenti complessi e strutturati, per i quali appunto non è possibile prevedere in anticipo la composizione finanziaria e giuridica. Dato che non è possibile utilizzare procedure ristrette per aggiungere tali contratti, è necessario che vi sia una procedura flessibile, appunto, che dia la possibilità di negoziare con gli operatori economici ogni aspetto del progetto proposto. Questa procedura deve essere utilizzata, non deve essere utilizzata per limitare o distorcere la concorrenza, e in particolare può essere solo utilizzata laddove vengano soddisfatti i criteri specifici. Infine, volevo accennare anche al concorso di progettazione, che poi è un'opzione che l'amministrazione giudiziaria può utilizzare, laddove appunto, soprattutto principalmente nei settori dell'architettura e dell'ingegneria civile, e dà la possibilità di ottenere un piano, un progetto proposto da una giuria, dopo una procedura competitiva con assegnazione di premi. Infine, volevo concludere facendo riferimento a procedure in corso o in via di pubblicazione. La prima è stata lanciata un concorso di progettazione è stato lanciato dal Parlamento europeo per la ristrutturazione, il rinnovo di uno degli edifici del complesso, quello con diciamo, questo tetto cilindrico, ad esempio. Sono state presentate 192 domande diciamo, la giuria ha selezionato 15 candidati, quindi una procedura che durerà ancora tutto l'anno sicuramente. E poi, per chi fosse interessato, Frontex ha appena pubblicato, quindi all'inizio di dicembre dell'anno scorso, un avviso di preinformazione per la progettazione e la costruzione della nuova sede centrale in Warszawa, in Polonia. Interessante vedere come appunto Frontex ha optato per il dialogo competitivo. Con quest'ultima slide io ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione e rivediamo a venerdì. Passo la parola a Patrizia Ponzio. Grazie, arrivederci. Bene, grazie Vittorio, grazie Rino, grazie a tutti per essere stati con noi. Chiedo scusa per il ritardo, normalmente chiudiamo alle 13.30, ma abbiamo cercato di recuperare il tempo rubato, diciamo, alla lezione per le doverose, diciamo, presentazioni. Vi ricordo che qualunque domanda di chiarimenti, di approfondimenti o qualunque richiesta di trattazione di casi concreti,
potrete farla a questo punto, visto che non vedo nulla sulla chat, potrete farla scrivendoci all'indirizzo ricostruisciabruzzo@formet.it entro tra oggi e domani, quindi entro domani sera. Questo, ripeto, per lasciare la possibilità ai nostri esperti di poter elaborare le risposte alle vostre domande. Io vi ringrazio ancora e ci rivediamo venerdì 15 gennaio dalle 12 alle 13:30. Grazie. A presto.